queste sono donne, apparentemente. Il rettile non ha bisogno di ammazzarci, ragazzi. Basta che mette in testa le pecore di divertirsi, di non sacrificare più per un altro essere umano, e l'umanità è finita, ragazzi, così semplice. Immaginate queste che si occupano di un bebè, cioè della prossima. Anche loro sono stati bebè, eh? No, loro si pensano solo al loro divertimento. Finito il viaggio, devo aspettare il treno adesso per tornare alla montagna, al Gulag, e adesso vi faccio conoscere una chicca. La chicca si chiama stazione Ponte di Nona. Questa è la mia stazione preferita, sapete perché? Perché non ci sono antenne, non c'è un cazzo qua, non c'è niente. Proprio per questo che la adoro proprio. Ci sono solo un po' di palazzoni qua dietro, per il resto è molto quel treno veloce che va a Napoli, credo. E c'è una situazione del genere, diciamo. Molto molto rupestre. Molto molto, come si dice, tranquilla, come piace a me. Cioè io avrei potuto benissimo, no? Vediamo se riesco a zoomare. Avrei potuto benissimo aspettare questo treno a Tiburtina, solo che tra Tiburtina e questo silenzio qua dove non c'è nessuno attorno, schizzati, drogati, che fumano, eccetera. Molto meglio qua. Ponte di Nona, venite a trovarlo. Allora, vediamo cosa dice la chat, ragazzi. Perché si parlava degli ebrei. Allora, in pratica, se noi andiamo, dice, cominciamo proprio dall'inizio. Per quanto mi riguarda, non so se mi si vede. Per quanto mi riguarda, l'ebreo ha un significato, e non parlo di ebrei in generale, ma di ebrei, e comunque di ebrei. Poi, certo che i soldi piacciono a tutti, ma che vuol dire? Se l'ebreo comanda, Gesù Cristo muore. E vedete oggi come si è ridotta la società? Dell'ebreo, secondo me. Ragazzi, io ne ho i coglioni pieni di questo cazzo di non ci sono parole per descrivere questa ondata di ignoranza, proprio di coglioni, di tutti questi coglioni che parlano degli ebrei, il nasone, ne ho proprio il vomito ormai. E cazzo di fare. Solo farvi prendervi il culo a sto punto, perché veramente non riesco a capire come, da dove cazzo vi viene questa roba. Io lo so, a voi vi viene, perché è molto più facile dare la colpa a qualcuno piuttosto che a se stessi. Questo non è quello che ci inculcano nella testa, ma è la testa che fa 2 più 2. Il Talmud esiste e lo stanno applicando. Non so, ma secondo me, ricordiamo, ragazzi, gli ebrei conoscono la Torah. Il Talmud non lo conosce nessuno, ragazzi. E non so, ma secondo me non dovremmo essere superficiali e disfattista, a prescindere. Cosa ce ne viene?
Cioè, che cazzo c'entra adesso gli ebrei con l'essere disfattista? Allora, tu te la prendi con, cioè, punti il dito su un popolo perché secondo te, secondo un racconto che ti hanno detto a te, avrebbero ammazzato questa tua figura immaginaria che non sappiamo nemmeno se è esistita, eccetera eccetera, ok? Ma a te cosa ti ha mai fatto un ebreo? Cosa? Cioè, capite che la cosa è di un'assurdità senza senso proprio. Non so, ma secondo me non dovremmo essere superficiali e disfattisti a prescindere. Cosa ce ne viene? Poi ognuno la pensi come vuole. Per me comandano gli ebrei. Quale migliore alleato del diavolo, del male, se non gli ebrei che hanno appeso Dio in croce? Vedete che cazzo di livelli stiamo qua, ragazzi. Questo qua gli hanno messo in testa che l'ebreo gli ha ammazzato il Dio, e lui continua questa roba, continua, una roba, non ci sono parole proprio. Comando gli ebrei, quale miglior alleato del diavolo, del male, se non gli ebrei che hanno appeso Dio in croce? Queste cose per me bisognerebbe riflettere, allora. Altrimenti di cosa si dibatte? Che tutto è morto, siamo finiti e non dobbiamo credere né ragionare più su niente, tanto vincono loro? E quale sarebbe la tua soluzione? Odiare gli ebrei? E aspettare Gesù Cristo? Queste sarebbero le tue soluzioni? Ok, io così la penso, l'ebreo c'entra, ma non il popolo, alcuni ebrei. Per me c'entrano tutti. Tutti, perché ti potrei dire che sì, come nella popolazione di ebrei ci sono una piccola percentuale di stronzi che comandano, la stessa cosa ti potrei dire degli italiani, degli albanesi, degli americani. C'è una piccola percentuale che comanda. Però nessuno punta la pistola in testa alla pecora per fargli fare le cose. Il 2020 le cazzo di pecora hanno fatto le cose semplicemente perché hanno scelto loro di fare, di scegliere la via più semplice. Okay? Capisco perché vuoi puntare il dito quando tutti qua sono merdosi. Tutti! Da quello che sta in alto fino all'ultimo. Anche l'ultimo ti ha messo la multa a te. Ma quando cazzo t'entra in testa? Oh. Cos'è questo odio così senza senso, senza ragione proprio? Ma la usate la cazzo di testa o no? Non è divisione pensarla così, anzi è un ragionamento logico di conseguenza in base a ciò che sappiamo. In base a ciò che sai scritto nei libri del rettile. Tu non hai visto niente di questo, questi sono racconti e tu li prendi letteralmente. Comunque a cosa serve disfare tutto? A niente. Minchia, comunque andate a nanna presto, vi invidio, bravi. Fedi ha risposto: non ero a nanna, ma mi sono talmente rotto di legge ste puttanate. Vediamo qua, non so se ci sarà un seguito. Ah, dice Drugenzia, Fed, quindi chi manda avanti il terrario qua? Alieni, un supercomputer? Gli ebrei no, grandi famiglie no, Cristo di Emilio no, Satana no, politici no, noi pecore di certo no, allora chi è? Ma certo che siamo noi pecore, ma vuoi dare anche alla pecora un minimo di colpa o no? Eh? E loro non potrebbero fare quello che fanno senza le pecore, eh? E poi la pecora è un essere umano, eh? Cioè ha la possibilità di scegliere tra il bene e il male, sceglie comunque sempre la via più semplice. Anche i cristiani, eh? Anche Mario, che è un cristiano, che dovrebbe scegliere il bene,
e mandarli a fanculo quando gli hanno detto di mettere il gel lì al negozio suo, o se trova comunque gli prendono troppe tasse dovrebbe dire qualcosa, ma sceglie ovviamente la via più semplice, cioè dare la colpa agli ebrei. Questo, la colpa della pecora, dove cazzo la mettiamo la pecora in tutto questo? Non ha nessuna colpa la pecora? Pulitissima la pecora, si fa comandare, ma questi purtroppo ci forzano. Ma non ci forzano a far cazzo. Allora, senza che faccio vedere le schermate, eccetera, praticamente a un certo punto qualcuno dice che tutto questo è uno show. Ti devi solo godere questo show e basta, non puoi modificare niente. E niente, goditi dello show. Io penso invece che questo è un modo di pensare dello schiavo, che gli fa molto comodo. Io vado avanti in questa strada qua dritta, come sta facendo questa macchina, perché non avrò problemi. Se invece esco da questi binari qua, avrò i problemi. Se io quando c'era il coglione qua nei binari, ragazzi, veniva il treno, entravo senza museruola, avevo le conseguenze. Ma molti ovviamente entravano con la museruola qua dentro quando veniva il treno, ok? Quindi questo è, ragazzi, noi abbiamo scelte. Siccome noi le scelte difficili ti bruciano, cioè se questa macchina esce dal binario e entra qua nella libertà, non nel binario dove la sta portando questa strada, va dove cazzo gli pare, pagherà le conseguenze, si farà male, eccetera eccetera. E quindi che cazzo fa? Noi tutti creiamo dei software per giustificare l'essere schiavo, e anche questo è un giustificare, cioè questo di dire che intanto qui non si può fare un cazzo, è perché ti fa più comodo a te non fare un cazzo, ok? Fa più comodo a te e lo applichi a livello proprio assoluto, che è la stessa cosa che fa anche il profeta, eh? Ma noi qui non possiamo fare niente, parla per te, di che hai adottato la filosofia della pecora. Queste sono le pecore, ragazzi, che parlano così, che dico, ma tanto qui, questa è la filosofia del niente. Qui si tratta o di avere i coglioni o no. Guarda, se vai nei binari, che bella macchina che ti dà rettile. Però ecco, può fare anche come fa questa persona qua, vai a piedi, è più dura, non hai l'aria condizionata in macchina, però devi succhiare meno cazzi. Queste, ci sono sempre due scelte. La maggior parte prenderà questa, la comodità. Solo qualcuno prenderà la via difficile. Il sole, il caldo, il sudore. Solo in pochi lo prenderanno. La maggior parte la comodità. E ovviamente prendendo la comodità la giustificheranno anche. Dici, ma tanto, ma che cazzo devo fare? Tanto qui non si può fare un cazzo, come via sta macchina, devo solo succhiare qualche cazzo, benissimo. La maggior parte sceglie la pace, ragazzi, la via più semplice. Volevo farvi un esempio con Cooper, ragazzi. All'inizio Cooper è stato uno che non ha scelto la via semplice e infatti è morto. Questo succede specialmente quando sei così pochi. Non ha scelto questa la via pacifica, tranquilla, Cooper. Lui all'inizio, ragazzi, poteva farsi i cazzi suoi, perché con quello che aveva visto alla marina, aveva visto proprio dei dischi volanti uscire dall'acqua, roba incredibile, diceva. Solo che poteva benissimo fare soldi con quelle rivelazioni là, ma a un certo punto lui, siccome era dietro la verità, lui scelse di dire che quella roba non veniva da un'altra civiltà, ma era roba nostra, cosa che tutte le pecore che amano tanto
come anche il nostro profeta, che ci siano questi esseri viventi, non capendo che il rettile stesso li spinge, perché se ci sono esseri di altri pianeti significa che c'è lo spazio e tutte le altre minchia da là. E Cooper poteva benissimo, dicevo, essere pacifico, dare alle pecore la storiella che vuole anche il rettile, che ci sono gli alieni che rapiscono, fanno esperimenti, eccetera. Invece no, ha detto no, questa è tecnologia nostra, tutto quello che vedete li fa il rettile, anche gli abducti, quelli rapiti dagli alieni, vengono rapiti dal rettile, e gli fa un lavaggio del cervello e tutti hanno più o meno la stessa tipo di esperienza. E questa è la cosa, ragazzi, questo mondo hai le scelte, è libero, tu hai la possibilità di scegliere, o non fare un cazzo e il tuo nome verrà scordato, sarai uno dei tanti NPC che è passato in questo mondo, oppure il tuo nome rimarrà come è rimasto quello di Cooper. A te la scelta.